Ragazzi, benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Oggi volevo proporvi l'uso di SketchUp, SketchUp Free Online, software di modellazione 3D gratuito, più semplice del web, utilizzabile senza scaricare niente. Questo software è utilizzato da architetti, da ingegneri, per progetti architettonici e di arredamento. Ha i suoi punti di forza nella creazione di forme bidimensionali e tridimensionali, fornisce al disegnatore uno strumento intuitivo e veloce e un'esplorazione dinamica e creativa degli oggetti. Nella versione online è semplificato. Per accedere possiamo usare il browser Google Chrome e il nostro account di Google. Andremo a fare una ricerca con Google Chrome, quindi SketchUp Free Online. Andremo a cliccare su SketchUp Free, dopodiché entreremo e inizieremo a modellare utilizzando il nostro account di Google. Andiamo a vedere come si fa direttamente in internet. Quindi apriamo il nostro browser Google Chrome, andiamo a digitare SketchUp Free Online, andiamo su SketchUp Free. Quindi iniziamo a modellare, clicchiamo qui, possiamo anche dare la traduzione e andiamo ad accedere con Google. Quindi dovremo mettere un nostro account di Google, io userò questo, ed entriamo direttamente nell'ambiente di SketchUp. Nella versione gratuita è molto semplificato. Andiamo a creare un nuovo progetto, crea nuovo, utilizzeremo un modello semplice in millimetri. Ecco qui, questo è l'ambiente di SketchUp, nella versione quindi è semplificato. Abbiamo i comandi nella barra a sinistra, potete vedere questi comandi, questo per esempio è lo strumento linea, questo è lo strumento seleziona che utilizzeremo, poi la possibilità importante in basso di annullare qualsiasi cosa errata che facciamo. Per esempio, posso prendere lo strumento linea, fare una linea. Se sbaglio, torno allo strumento seleziona e vado indietro con l'annulla e quindi mi annullerà tutte le cose fatte. In basso abbiamo anche una guida online. Poi abbiamo un pannello a destra con alcune informazioni, come questo, per esempio, che sono le viste. La prima cosa che dobbiamo cominciare a vedere è che possiamo avvicinare e allontanare l'ambiente muovendo la rotellina del mouse. Vedete come mi avvicino e mi allontano. Per orientarci nello spazio abbiamo tre assi, l'asse rosso e l'asse X, l'asse verde e l'asse Y e l'asse blu corrisponde all'asse Z. Sullo sfondo, inoltre, vediamo un cielo che ci dà l'idea di un ambiente tridimensionale. Per ruotare l'ambiente tridimensionale, dobbiamo cliccare sulla rotellina del mouse, vedete, e possiamo ruotare tenendo premuto, possiamo ruotare l'ambiente tridimensionale in questo modo. Invece, vi ricordo che per avvicinare ed allontanare, basta soltanto girare lo scroll, quindi la rotellina del mouse. L'esercitazione di oggi ci consentirà di utilizzare alcuni strumenti di base. Iniziamo la modellazione con lo strumento linea. Iniziamo a fare una linea proprio dall'origine e diamogli una lunghezza, siccome stiamo parlando di millimetri, quindi mettiamoci sull'asse, clicchiamo sulla tastiera 1400 e diamo il tasto invio. Quindi vedete, questa è la lunghezza. Posizioniamoci adesso qui e diamo sempre una come 1400 da tastiera e andiamo con il tasto invio. Adesso
chiudiamo e chiudiamo. Prendiamo lo strumento selezione, ecco qui. Togliamo anche Mino selezionandolo e premendo il tasto Canc dalla tastiera. SketchUp ci ha creato in automatico questa superficie. Possiamo anche cliccare all'interno e cancellare la parte della superficie colorata. Ricordiamo che possiamo allontanare o avvicinare il disegno muovendo la rotellina, mentre tenendo premuta la rotellina possiamo, come vedete, cambiare la vista. Io potrei anche mettere per esempio questo tipo di vista adesso. Bene, adesso sempre con lo strumento linea andiamo a fare una linea che ci aiuterà nella il 200 verso l'interno. Da qui, vedete, dall'estremità della linea andrò a fare, vado indietro perché ho sbagliato, andrò a fare 200 e poi andrò a chiudere sul bordo. A questo punto, sempre con la linea, da qui prenderò 200, troverò l'estremità, questa volta verso l'alto invece sarà 400, quindi scrivo sulla tastiera e mando l'invio, e da qui sul bordo. Di nuovo con la linea dall'estremità verso l'interno scrivo 200 e mando l'invio, questa sarà l'estremità. Verso l'alto, questa volta 600, e mando l'invio e lo chiudo sul bordo. Sempre dall'estremità, 200 e mando l'invio, qui ci sarà, vedete, l'estremità, mando in alto, questa volta 800 la misura, mando l'invio e poi sul bordo. Sempre da qui, verso l'interno, la linea di 200, mando l'invio, questa è l'estremità, questa volta andrò a 1000 come misura, quindi scrivo sulla tastiera, mando l'invio e parallelo, vedete, rosso all'asse 6x sul bordo. Ultimo, 200 verso l'interno, quindi questa sarà l'estremità, mando in alto della misura 1200 che scriverò sulla tastiera, invio e poi qui. Fatto, andiamola a vedere in tridimensionale, quindi giriamola con l'uso del mouse, vedete, avrà una cosa del genere. Adesso andiamo ad utilizzare un altro strumento. Questo strumento è lo spingi e tira. Questo dobbiamo utilizzare, spingi e tira. Cominciamo, guardate, a fare una cosa del genere. Quindi cominciamo con spingere, scriviamo 1400 e diamo l'invio. Secondo, questa ci mettiamo qui, spingiamo in alto, vedete? Scriviamo questa volta 1200 e invio. Quindi sempre con lo stesso strumento ci mettiamo qui sopra, clicchiamo con il mouse, spingiamo verso l'alto, questa volta andremo a scrivere sulla tastiera 1000 e il tasto invia. Ho scritto 100, ho sbagliato, quindi lo rifaccio. 1000 e il tasto invia. Prendiamo questa porzione, la tiriamo su. Di 800, quindi scriviamo 800 e invia, tiriamo su questa adesso di 600 e invio, tiriamo questa di 400 e invio, tiriamo l'ultimo pezzettino di 200 e invio. Guardiamo
riprendiamo questo strumento, che sarebbe seleziona, pigiamo sulla rotellina e guardiamocelo un attimo in tridimensionale. Andiamo adesso ad utilizzare un altro strumento. Questo strumento si trova sotto il rettangolo, vedete, ed è lo strumento testo 3D. Andiamo ad inserire il nostro nome e cognome, quindi Donatella di Paolo. Poi andremo a mettere magari un'altezza, possiamo inserire un 150 e andremo a mettere invece un'estrusione, quindi di 80. Vediamo un pochettino. Ecco qua. Questa, vedete, io la posso mettere dove voglio. In questo caso la andrò a mettere qui, lateralmente, in questo modo. E vado a riprendere il seleziona. Vediamo come si vede. Lo vado a portare un po' più dietro. In questo modo. Adesso andiamo a prendere il riempi, vedete? Riempi, vedete? E andiamo a selezionare la sfoglia qui in alto i colori. Bene, andiamo a scegliere dei colori di riempimento. Cominciamo per esempio con questo colore fucsia e facciamo. Clicchiamo sui tre bordi. Poi prendiamo il blu. E poi possiamo prendere il verde. E così via. In questo modo abbiamo colorato tutto. Vedete? Posso colorare anche, per esempio, in rosso il mio nome. Oppure se non mi piace lo posso colorare in giallo, per esempio. Dopodiché, fatto questo, quindi chiudo la parte, posso riprendere il seleziona, quindi in questo uno, andiamo a vedere la vista tridimensionale, vedete, in questo modo. Posso andare a vedere anche le viste sulla destra, questo pulsante, in basso viste, chiudiamo. Viste, eccolo qua, per esempio una vista frontale, oppure una vista in questo modo, vedete, oppure in quest'altro. Quindi queste sono delle viste già pronte che io posso utilizzare, ma se non mi piacciono posso sempre cliccare la rotellina e quindi cambiare la vista come voglio, andare vicino o lontano. Adesso bisogna salvare il lavoro eseguito sul nostro account di SketchUp, nel quale siamo entrati, vi ricordo, con username e password. Il lavoro verrà salvato nel cloud, nell'app di SketchUp, e dovremo dargli un nome. Quindi qui andremo a dare il salvataggio. Aspettiamo un attimo, a un certo punto clicchiamo su SketchUp. E poi qui in basso dobbiamo inserire un nome. Prova tavola 1. Salvo. Eccola qui. Adesso clicco su salvataggio per salvare tutte le modifiche. A questo punto io posso anche esportare questo disegno. Cliccando sulla operazioni, questa cartellina. Dovrò andare su Esporta e poi su PNG. Va bene questo tipo di risoluzione, quindi non la cambio. E andrò a Esporta qui in basso come PNG. Continuo. Ed ecco qui. La troverò salvato nella cartella download del computer. Bene, abbiamo introdotto i primi concetti di SketchUp Free Online. Un saluto e alla prossima!